Certo che fa caldo in questi giorni, vero? Sarà perché c'è già aria di RTX 4000? Andiamo a vedere un po' tutti i dettagli e tutti i leak che conosciamo fino ad ora. Capita anche a voi di sentirvi osservati qualche volta. Sapete, dato che passiamo più del 90% del nostro tempo connessi ad internet, è molto semplice per qualcuno utilizzare il nostro IP per backtracciarci e magari risalire a noi per, osservarci o forse per rubare qualche dato sensibile. Ed ecco perché voi dovreste utilizzare Surfshark, il VPN sicuro, il VPN semplice, il VPN economico che vi terrà protetti quando navigate su internet. Oltretutto, oltre a proteggervi da persone che sono magari malintenzionate, Surfshark vi permette, grazie alla sua rete privata virtuale, di usufruire di contenuti che in Italia, per leggi di copyright magari, non sono disponibili. Mi raccomando, in descrizione c'è un link che dovrete cliccare e potrete avere l'83% di sconto su un abbonamento e 3 mesi gratis di abbonamento appunto a Surfshark. Ragazzi, non so cosa dire, Surfshark lo conosciamo tutti per un buon motivo: semplice, veloce, sicuro. Per cui andate in descrizione e cominciate a navigare sicuri grazie a Surfshark. Sebbene da poco sia stata lanciata una RTX 3090 Ti e siano arrivati i refresh delle RX 6000 da parte di AMD, già si comincia a vociferare di RTX 4000 e soprattutto si comincia a pensare che potrebbero arrivare molto presto quest'anno. Si dice infatti nel terzo quarto del 2021. Cioè il terzo quarto del 2021 dovrebbe essere da giugno in poi. Benissimo, questi sono leak e sinceramente parlando, come ho detto all'inizio del video, sono da poco uscite delle schede video totalmente nuove, quindi mi sembrerebbe davvero poco lungimirante da parte di Nvidia lanciare subito una nuova serie di schede video. Ma ehi, io sono un semplice consumatore, quindi vedremo un po' la mammina verde cosa vorrà fare. Parlando però di particolari più succosi, abbiamo anche dei leak abbastanza veritieri, perché vengono da Copite 7 Kimi e Tech Power Up, per quanto riguarda più o meno l'architettura delle nuove RTX 4000. Io perché vi parlo di queste cose? Perché sebbene siano solo leak, o quindi voci di corridoio o comunque dei rumor vari, sappiate che molto spesso leaker di questo tipo fanno queste, mi viene da dire in inglese assumption, comunque fanno queste previsioni sul semplice fatto che, osservando il mercato precedente e l'evoluzione delle generazioni precedenti, è molto molto semplice riuscire a, diciamo, tracciare una linea che comunque ci porti più o meno al risultato esatto di magari le performance di una 4090 e una 4080. Per farvi capire, Nvidia segue un trend molto molto semplice, e cioè la 80 Ti della serie precedente è sempre stata la 70 della serie successiva. Per farvi capire, la 2080 Ti è molto molto simile a una 3070, oppure una 60 magari della generazione dopo è molto molto simile all'80 della generazione prima. Per farvi capire, la 2080 non super, attenzione, poi appunto sono arrivate le super nella serie 2000 che hanno rovinato un pochettino tutto, ma bene o male questo è il grande trend. Ad ogni modo, con le 4000 forse vedremo una variazione anche per quanto riguarda i chip. 3090 Ti, 3090, 3080 Ti e 3080 hanno tutte lo stesso chip, cioè il GA102. Ovviamente ci sono variazioni in questo chip, ma fondamentalmente stiamo parlando dello stesso chip che poi viene mano a mano depotenziato a partire dalla 3090 Ti fino ad arrivare alla 3080. Infatti la 3070 Ti e la 3070, essendo medie di gamma, hanno il GA104. Beh, in questa generazione ci sarà qualcosa di, a quanto pare, molto peculiare, e cioè la 4090 avrà un chip AD102, perché la generazione si chiamerà Ada Lovelace, mentre la 4080 avrà un chip AD103, quindi non sarà il 102 magari con qualche CUDA core in meno, sarà un chip totalmente diverso, mentre la 4070 avrà un chip AD104, quindi seguirà
il trend delle 70 precedenti. Secondo le indiscrezioni, la 4090 dovrebbe avere 24 GB di GDDR6X a 21 gigabit per secondo, quindi molto molto simile alla 3090, no, è la stessa cosa della 3090 Ti, quindi praticamente hanno semplicemente spostato la memoria dalla 3090 Ti alla 4090, questo perché, secondo me, semplicemente avere un nuovo tipo di memoria RAM... Innanzitutto non c'è stato il tempo forse di testarla a dovere, magari una GDDR7, non lo so. O comunque la RAM non è stato il bottleneck, diciamo, di questa generazione. Per avere più performance non devi avere più RAM o RAM più veloci. Diciamo, per adesso stiamo bene con le GDDR6X, a parte le temperature, e quindi hanno deciso di mettere la stessa RAM anche sulla generazione successiva. La stessa cosa va per la 4080. Avrà sempre GDDR6X, però ci saranno 16 giga di GDDR6X, questo adesso è un dato un po' strano, a 36 gigabit per secondo. 36 gigabit per secondo per 16 giga di RAM, beh, sono davvero tanti tanti dati da spostare in un semplice secondo, e questo forse è uno dei leak che più mi lasciano perplessi, perché dare più larghezza di banda a una scheda di fascia inferiore rispetto alla top di gamma. Ad ogni modo, boh, non lo so, evidentemente saranno delle RAM che sono in numero minore, ma sono semplicemente più veloci, perché la 4080 sarà una scheda da gaming. La 4090, già come di 4 giga di RAM, raga, sappiamo benissimo che non è una scheda da gaming, è una scheda per la content creation, per lavori professionali, per il mining, se volete minare. Quindi, beh, diciamo, questa disparità ci sta fino a un certo punto. La 4070 è, diciamo, quella che comincia a cantare fuori dal coro, perché si parla di 12 giga di RAM, non GDDR6X, ma semplice GDDR6, a 18 gigabit per secondo. Quindi molto simile a una 3070 Ti. Sinceramente parlando, ci sta, sì, io avrei anche messo 12 giga di GDDR6X, perché, voglio dire, stiamo parlando della nuova generazione, e per quanto la GDDR6 e AMD ce l'ha dimostrato, va ancora benissimo per giocare, magari mettere la 6X, non lo so, avrebbe magari cannibalizzato la 4080, cioè Nvidia ci sta dicendo, guarda, questa è una scheda solo per il gaming, non lo so ragazzi, vedremo un pochettino poi quando uscirà questa scheda, per adesso questi sono i dati grezzi. Ma la cosa interessante riguarda i core, perché secondo le indiscrezioni la 4090 avrà ben 17.408 core, la 4080 ne avrà 9.728 e la 4070 7.680. Stiamo parlando di numeri da letteralmente capogiro, perché immaginate che se la 3090 ha 10.752 CUDA core della serie Ampere e la 4090 ha 17.000 core della serie Ada Lovelace, quindi con un processo produttivo minore, perché dovremmo passare ai 7 nanometri, TSMC 7 nanometri se non ricordo male, immaginate quanta potenza grezza, avendo quasi il doppio dei core della generazione precedente, questa 4090 dovrebbe riuscire a erogare. Nvidia ce lo dice da molto tempo, la 80 della serie successiva riesce ad erogare il doppio della potenza dell'80 della serie precedente. Non è proprio così, o meglio, non è potenza pura in rasterizzazione, è semplicemente potenza magari in altre cose. Ad esempio, la 3080 va molto meglio in ray tracing della 2080 normale, quindi ok, può darsi che Nvidia si riferisca a questo. Ad ogni modo, guardando la tabella che vi ho mostrato fino adesso, vediamo anche il TDP delle schede. Stiamo parlando di 600 watt per la 4090. Ovviamente noi diciamo TDP, ma dovete anche pensare un attimo al consumo energetico. Diciamo 600 watt stock. Benissimo. La 4080 dovrebbe arrivare a circa 450 watt di consumo, più o meno, sia energetico secondo me e di calore che deve essere dissipato, mentre la 4070 300 watt. Diciamo che sono numeri che uno si aspettava. Per la 4080, se veramente ci saranno delle prestazioni tanto superiori rispetto alla 3080, 450 watt mi stanno pure bene. Io non credo che saranno 450 watt, credo che andremo più o meno intorno ai 400 watt di punta, come alcuni modelli della 3080 presenti adesso sul mercato. Io per esempio ho provato la 3080 Ford Win 3 e quella arrivava tranquillamente a oltre
390-420 watt più o meno di consumo. Quindi se una 4080, diciamo Founders Edition, di base dovrebbe consumare circa 400 watt, sono certo che una versione overclockata come si deve potrebbe tranquillamente arrivare a, beh, 600 watt senza problemi. No, 600 watt mi sembrano troppi, ma credo che comunque si arriverà intorno ai 480 o comunque... Ecco perché 4080, che consumerà 480 watt. Ecco, lampante. La cosa che a me fa paura, non tanto la 4070, perché, ok, diciamo, se veramente la base è 300 watt, 350 watt di consumo, sia energetico sia di calore, ok, diciamo, ci può stare. Siamo arrivati al punto in cui Nvidia sta ricominciando a fare Nvidia e ha preso l'approccio Intel. Cioè, non so se vi ricordate la serie 500. La serie 500 era un'enorme miglioria rispetto alla serie 400, però aveva dei consumi assurdi. Col tempo, questo trend di spingere sul pedale del gas senza pensare all'efficienza energetica, per fortuna, è andato a cambiare, perché ricordate la serie 900, la serie 1000, erano delle schede molto molto efficienti. Anche la serie 2000, più o meno, non è che fosse tanto male. Con la serie 3000 si è perso praticamente, non lo so, il senso delle cose, e con la serie 4000, se veramente continuiamo così, preparatevi a vedere dei BIOS custom su delle 4090 custom che arrivano tranquillamente a consumare 1200 watt. Cioè, per farvi capire, vi servirà un alimentatore apposta solamente per la scheda video. Io vi ripeto, questi sono i leak che stanno girando su internet, sono rumor, non sono ancora stati assolutamente smentiti o confermati da Nvidia. Ma è giusto, diciamo, avere una visione d'insieme delle cose, perché come ho detto molte volte su questo canale, Copite 7 Kimi e altri leaker ci vanno molto molto vicino. Ad ogni modo, il dato più interessante è quello che riguarda l'uscita o comunque l'annuncio di queste schede grafiche. Si parla infatti del terzo quarto del 2021, quindi da giugno a settembre più o meno. Sinceramente parlando, uno, potrebbe essere una grande stupidaggine, perché sappiamo che gli annunci di questo tipo si fanno verso settembre, lì avrebbe molto più senso. 2, potrebbe essere vero perché AMD ha fatto uscire un refresh delle RX 6000 che, se trovate ad un prezzo MSRP, sono in effetti molto convenienti dal punto di vista costo-prestazioni. Boh, Nvidia probabilmente sta rispondendo al fuoco di AMD con un grande fuoco, rilasciando una nuova generazione di schede video. Non lo so. Ad ogni modo, io vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati sui video del punto di G, perché, raga, si sta infuocando tutto, sappiatelo. Anche per quanto riguarda i nuovi processori Ryzen 7000. Ma questo è un discorso per un altro video. Grazie mille per aver seguito questo video e ci vediamo alla prossima, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli!